No, non ho più parole, ragazzi, non ho più parole veramente per esprimermi. Cioè, stasera proprio non mi sarei mai aspettato una sconfitta dell'Inter contro lo Spezia, perché veramente lo Spezia di quest'anno soprattutto negli ultimi periodi è proprio imbarazzante, ma proprio non me lo sarei mai aspettato. Anche la peggiore Inter non poteva mai perdere contro questo Spezia, invece stasera è successo. Poi, ragazzi, c'è da dire che hanno fatto 68 tiri in porta e sono riusciti a fare un gol su rigore, mentre gli altri 3 tiri in porta hanno fatto 2 gol e una traversa. Perciò sono quelle partite che poi a volte succedono e non si sa il perché, però, ragazzi. Gli slot, i bonus di sconfitte erano finiti e non devi farla succedere, perché poi ci sta che qualcosa di tuo ce l'hai anche messo per poter perdere questa partita. Poi ci diranno che di buon auspicio anche il Milan aveva perso prima della Champions, cioè, avevano la testa lì, però ragazzi, c'è, va bene, ma non si può perdere con lo Spezia, ragazzi, dai. Poi c'è da dire una cosa, che Daniel Maldini bisogna farlo giocare solo con Milan e Inter, perché segna sicuro. Daniel Maldini ha fatto 3 gol nella sua vita. L'anno scorso contro lo Spezia, quando giocava al Milan, che poi un gol vittoria, perché vincemmo, se non sbaglio, 1-0. E quest'anno contro il Milan e contro l'Inter. Che score che ha Daniel Maldini? Beh, insomma, il nome, già il cognome è tutto un programma. Belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane e balun. Campionato scoppiettante, eh. Scoppiettante, la bagarre lì per la zona Champions la vogliono rendere bella e allora fanno di tutto, perdono, vincono, si sa più quello che succede. Insomma, ragazzi, dai, ragazzi, parliamone. Vi invito subito ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Mi raccomando, fatelo, è gratuito, non costa nulla, ragazzi. E mettete un bel mi piace, che anche quello aiuta molto a far crescere il canale. Perciò sono pochi passaggi semplici, gratuiti e non costano nulla. Perciò fatelo, ragazzi, mi raccomando, ma soprattutto, ragazzi, scaricate l'app di OneFootball. Se amate il calcio quanto lo amo io, ragazzi, non potete non avere quest'app sul vostro smartphone. È un'app completa, gratuita in tutto e per tutto. Vi lascio il link in descrizione per scaricarla. Vi regala highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming, tutto sul calciomercato. Potete personalizzarla, statistiche, pronostici, indiscrezioni, formazioni, insomma, vi tiene aggiornati in tutto e per tutto. Perciò correte sotto il link in descrizione a scaricarla, perché bella è l'app di OneFootball. Ragazzi, tosta, eh? Tosta, tosta. Sinceramente, innanzitutto complimenti allo Spezia, perché è vero che è stato fortunato perché ha concretizzato praticamente tutto quello che ha creato: 3 tiri in porta, 2 gol e una traversa. Però, ragazzi, se il primo gol poteva essere una cosa casuale, è successo, poi vediamo se resistono. Una volta subito il pareggio, una squadra piccolina di quei livelli lì può anche, insomma, spaventarsi, poi cercare di accontentarsi del pareggio e chiudersi ancora di più, poi magari subire il secondo. E invece no, come ha subito il pareggio, dopo pochi minuti era di là, era davanti. Si vede che molto probabilmente la voleva vincere, cioè, gli ha dato fastidio il pareggio. Si vede che hanno avuto una reazione, perché insomma non è semplice. Giochi contro l'Inter, sei sfavorito in tutto e per tutto. L'Inter ha creato 1,5 milioni di palle da gol, perciò insomma quando subisci il pareggio non è facile poi avere questa reazione e andare subito in avanti, cerchi magari di resettare. Invece erano lì e si sono conquistati i rigori. Dumfries che prima se lo procura, poi dopo lo causa, perciò insomma male 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 Dumfries, ma allora ormai Dumfries non è più il Dumfries dell'anno scorso. Ma detto questo, insomma, la partita c'è poco da raccontare, insomma l'Inter ha fatto la partita, ma come giusto che sia. Poi non è che diciamo chissà che cosa di strano, di nuovo, di particolare. Contro lo Spezia, l'Inter fa la partita. È semplice. Il problema è che non ha concretizzato le occasioni da gol. E, insomma, è arrivato il primo rigore, va bene, lo sbagli perché fa una gran parata da Dragoschi. E insomma, e possiamo anche dire che forse Lautaro non è il suo forte tirare rigori, perché anche lo score che ha non è un granché. Però detto questo, la partita è sullo 0-0, te la giochi, crei, fai, dici, insomma, però poi è arrivato il gol dello Spezia che insomma ha scombussolato un po' i piani, perché poi dopo l'Inter, è strana l'Inter, perché
Perché fino allo 0-0 ha creato veramente tanto. Il secondo tempo l'ha iniziato un po' così così, però comunque aveva sempre il pallino del gioco. Poi dopo è passata in svantaggio e anziché avere la reazione appunto che ha avuto lo Spezia quando ha subito il pareggio dopo, si è un po' bloccata. Poi certo la partita ha cercato di fare lo stesso, ma è stata meno lucida in avanti. Più confusionaria, forse anche il fatto della premura di voler pareggiare per poi andarla a vincere, perché poi evidentemente il pareggio è un po' come una sconfitta per l'Inter con lo Spezia, no? Perciò lì subentra che vuoi fare veloce perché vuoi anche andare a fare il gol vittoria. E allora è diventata più confusionaria, più frettolosa, insomma i passaggi li sbagliava più facilmente, poi anche i cambi di Inzaghi, insomma poi dopo ha messo dentro tutti quanti, ha scombussolato anche un po', poi da 3 sono passati a 4, insomma un po' di confusione c'è stata anche tatticamente, è vero che tu vuoi cercare di vincere la partita, però sei la grande squadra, lo Spezia ha segnato, mancano ancora 25 minuti. Con calma, da grande squadra la porti a casa. Mettere ansia e fretta, cambiare il modulo di qua, metti dentro tutti quanti. Boh, non lo so, non lo so. Adesso io non è che voglio fare quello che va contro Inzaghi perché oggi ha perso la partita. A me non piace Inzaghi, non piace proprio, non mi piace nella comunicazione, non mi piace come gestisce i cambi. Fa qualcosina di buono, la fa, però, ma l'amor di Dio, è un allenatore di Serie A, perciò qualcosa la saprà anche fare. Però nel complesso non mi piace, per me non è un allenatore da grande squadra. Ma detto questo, non gli voglio accollare tutta la colpa a lui, perché poi di fatto ci vanno i giocatori in campo, sono loro che devono gestire sostanzialmente la partita. Certo, lui può fare qualche cambio, può stravolgere qualcosina, però poi alla fine ci sono i giocatori contro lo Spezia e l'allenatore conta poco, ragazzi, l'allenatore conta poco. E insomma, l'Inter poi comunque sostanzialmente il pareggio la ciuffa. E una grande squadra, una volta che acciuffa il pareggio, non può assolutissimamente perdere. È vero che poi il pareggio non cambia nulla, però, oddio, per l'amor di Dio, cambia nulla mica tanto, perché visto che per la corsa Champions lì si ballano uno, due, tre punti alla volta, perciò anche un punto in più può contare a fine anno, perché bisogna capire adesso come si arriva, perciò anche quel punticino magari ti può fare la differenza. A quel punto lì non puoi subirlo quel gol lì, cioè non puoi subire il fallo, non puoi fare fallo da rigore e subire il secondo gol a pochi minuti dalla fine, cioè ti cade tutto addosso, anche perché poi dopo lì avevi l'intenzione di andarla a vincere e ti ritrovi sotto ancora e sostanzialmente poi la partita finisce perché poi lo Spezia sulle ali dell'entusiasmo. Tu hai faticato a reagire al primo gol, figuriamoci al secondo, dove poi mancano pochissimi minuti. Insomma, tu ragioni già sulla vittoria e non vai neanche per poter pareggiare, anche se poi dopo ha avuto l'occasione del pareggio con Dzeko, se non sbaglio, però insomma. Male, 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 male. Io dico che Çalhanoğlu sta facendo il suo effetto, perché ogni volta che Çalhanoğlu parla, lui ha detto che lui fa parlare i piedi a un certo punto. Però dopo quella frase lì, dopo quella dichiarazione, ha continuato a parlare con la bocca. E ahimè, quando parla con la bocca Çalhanoğlu è pericoloso, è pericoloso. Adesso voglio strapparmi una risata, ma insomma non so quanto siano contenti gli amici interisti, ma quando parla Çalhanoğlu è pericoloso, perché insomma qua tra karma, sono uno dei 5 più forti in Europa, tutto, basta, non ha più vinto la partita. Va bene, ragazzi, che dire? Le andate in sci, ci vediamo domani, che ci sarà il Napoli, insomma c'è da commentare un po' di partite. Vi abbraccio di cuore a tutti, mi raccomando, ragazzi, passate un buon venerdì sera, vi chiedo un bel like e come dico sempre io, ciao ciao!